Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 5 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Coccolati dalla luna, ma che fatica. Con la luna piena ipersensibile nel segno e di rimpetto a suo marito, il sole, dovreste sentirvi in una botte di ferro. E invece no, tutto può cambiare nel giro di pochi secondi. Se in bene o in male, non siete solo voi a deciderlo, gli altri, e in primo luogo l'altro, hanno voce in capitolo nelle vostre scelte, condizionano gli obiettivi e stabiliscono il ritmo delle vostre imprese, siano pure soltanto passeggiate nel verde o un bel giro turistico in un antico borgo. Pepe tra le braccia del partner, superata la fase critica, anche senza viaggi o imprese sportive, stasera potrete volare tra le stelle. Non troppo a lungo, però, ricordate che il ponte stasera finisce e domattina sarete di nuovo di corvée, quasi che non fosse mai esistito. Equilibrio e armonia, bene le amicizie e le coppie. Potrebbero esserci anche proposte di matrimonio o convivenze interessanti. Buona salute sia fisica che spirituale, riconoscimenti e giustizia. Giuste opportunità in amore e sul lavoro. Cercate il piacere di nuove amicizie. Contemplate oggi tutti i possibili significati della parola amicizia e dedicatevi a coltivarla. Evitate di essere troppo esigenti con il partner. Potreste pagare conseguenze molto più grandi di quelle immaginate. Oggi avrete modo di constatare di persona come qualcuno vi vuole bene davvero. Ma se siete nati di lunedì tra le 19 e le 23 potreste ricevere qualche delusione. Se vi sembra di brancolare nel buio perché vi hanno affidato compiti di cui non ritenete essere all'altezza, bene, risvegliate in voi tutte le fresche energie che avete datevi da fare. Come sempre riuscirete a superare la prova. Discussioni in famiglia e tra parenti per questioni di soldi. Oggi potreste avere la netta sensazione che dovrete farcela con le vostre uniche forze. Avete delle buone occasioni. Cercate di sfruttarle al meglio e costruitevi un futuro partendo dalle buone idee che avete e dalle occasioni che vi si presenteranno. Eccellenti rapporti con gli amici. Incontri interessanti. Buone notizie. In amore siete troppo distratti in questo particolare periodo, dedicate più tempo alla vita amorosa se non volete seccature che potrebbero piombarvi addosso improvvisamente. Le vostre speranze potrebbero essere esaudite soprattutto in amore dove oggi potreste fare o degli incontri interessanti nuovi o rivedere qualcuno che vi ha fatto battere il cuore. Battibecchi e tensioni in amore potranno caratterizzare la sfera amorosa delle nate alla fine del segno. Qualche momento di tensione in amore. Non rovinate il lavoro fatto in precedenza. Appunto avere il potere ed avere il controllo sono due cose molto differenti e al momento attuale non ne conoscete neanche le differenze. Cercate di non andare troppo a fondo nei discorsi in questa giornata, perché potreste ricevere delle brutte sorprese. La romantica luna, il bianco satellite della Terra, l'argenteo corpo celeste dell'amore, nel vostro segno, a suo completo agio. Vi dona un lunedì molto goduta e in linea con le vostre corde. Anche Marte si trova nel segno del Leone, vostro fidato segno amico e collabora a rendere entusiasmante di lunedì. È invece il Sole, che occupa il segno per voi nemico amatissimo dei Gemelli richiedendo da voi uno sforzo di maggiore lucidità e l'innalzamento dello spirito critico. Sarete comunque con la vostra bella capacità di entrare in contatto con gente nuova e diversa. Restano ottimi i rapporti con fratelli e sorelle alimentati da vivacità e desiderio di progettare insieme iniziative e interessi comuni. Protagonisti, con la luna piena nel segno, nella cui superficie si specchia il sole in Gemelli. Comunicazione la parola chiave, socialità, risate, viaggi, peccato per quell'ombra che offusca la serenità del momento, un discorso del partner che non vi lascia tranquilli. Inutile indagare. Con un tipo così volubile ogni parola pronunciata dalle sue labbra può avere mille interpretazioni o magari nemmeno una, ma prima o poi la verità salterà fuori, anche se con le bugie ha dimostrato più volte di essere maestro. Amore ed Eros. In coppia o cuori solitari, circondati solo di buone amicizie, dopo un vivace scambio di opinioni ve ne state sulle vostre,
desiderose solo di silenzio e solitudine. L'umore per fortuna cambia rapidamente restituendovi il sorriso e la socievolezza di sempre. Meno male, così scorbutici e malinconici non sembravate più nemmeno voi, quasi che nottetempo aveste cambiato segno. La luna nel vostro segno vi fa teneri, sensibili e delicati, avvertite il desiderio di intimità e di quiete con la persona amata, magari allo scopo di approfondire e trovare un raccordo con le esigenze reciproche. La vostra generosità trova la quadratura del cerchio in una notevole esigenza di armonizzazione nella coppia. Marte molto bello è propizio per i single a lanciarsi verso avventure erotiche appaganti. Lavoro e denaro? Novità in stand-by, naturale nel weekend, perfetto per una breve pausa di riflessione. A conciliar vela la contemplazione della linea d'orizzonte sul mare o del verde di una bella vallata. Peccato che tra poco vi toccherà iniziare le operazioni di rientro, a meno che non abbiate la fortuna di risiedere in quelle belle località che profumano sempre di vacanza in qualsiasi giorno dell'anno. Gli astri vi vogliono oggi attivissimi su tutti i fronti. Attenzione con Marte troppo positivo e la Luna nel vostro segno a non essere eccessivamente direttivi. Benessere. Abbiocco forse dovuto ai primi caldi ai quali non siete ancora abituati, evitate di bere alcolici, anche se in compagnia si tende sempre a trasgredire. Al massimo una mezza birretta, ma oltre non si va. Per lei, quanta pazienza con lui. Vi vuole ma vi sfugge, atterrito dalla forza dei vostri e dei suoi sentimenti, sarà per questo che mostra di interessarsi a un'altra? Per lui. Finché lasciate decidere ai ricordi e vi fate condizionare dalla gelosia, non avanzerete di un passo, il primo step è l'indipendenza, anche dalle premure della famiglia. Colore delle emozioni, verde bottiglia. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!